secondi fa la terribile notizia. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Quanto era stato detto, si sta avverando. Il nostro pianeta è malato. Secondo il Doomsday Clock, l'orologio ideale, il cui compito è quello di inquadrare numericamente quanto l'umanità si avvicina all'apocalisse, mancherebbero solo 5 minuti alla fine del mondo. La redazione vi consiglia di passare al meglio questo poco tempo che ci rimane. No, raga, lo avete sentito? Ma sarà vero? E ora come faccio? C'è la finale di Champions, non me la posso assolutamente perdere. Sono 2 mesi che l'aspetto. Ti lamenti te? Ora che ero finalmente riuscito ad agganciare quel figo stratosferico di Kevin della terza E. Oh, o mi finisce il mondo se questa non è sfiga. L'avevo trovato anche motorizzato, con un pedaflo metallizzato. Sapete quanto sia importante per me non fare neanche un passo? Con queste scarpe è davvero impossibile camminare. Ma come? La fine del mondo? Ma se sono 3 giorni che non esco fuori di casa? Sempre su quei libri merdosi! Con Mimà, col fucile puntato! E con te minuti che stai in bagno! Tutto per farmi rimedaia quel 4 storie che mi ha messo con la carogna della Pisani! Se lo sapevo prima morivo più felice, ma facevo un tubo! Ho mangiato pure come un maiale. Sapete il che? Continuo. Speriamo di fare in tempo, almeno per il bagno di metà pomeriggio. Non mi va di incontrare il paleterno puzzolente. Il bagno di metà pomeriggio? Ma quante volte ti lavo? Te ne avresti bisogno di sicuro. Stare accanto a te è come stare dentro una stalla. Io mi lavo, l'igiene è importante. Mi faccio il bagno circa 2 volte al giorno e un paio di docce, sai, per la fretta. Ma non ti viene freddo a spogliarti tutte queste volte? A casa mia riscaldamento a palla, da settembre a giugno compresi, 28 gradi H24, il minimo indispensabile, no? Io giro in casa in mutande a maniche corte. Ma in paradiso ci sarà riscaldamento? Perché te pensi di andare in paradiso? Se vai all'inferno sei a posto. Ma dove vi eravate cacciati? Mi sono cercato dappertutto! Ecco perché non rispondevate, le linee sono tutte intasate! Allora, sapete anche voi, 5 minuti all'apocalisse. Ma sarà vero? Certo che è vero, hanno le sancette di giornale. È ovvio che siano così tristi, sta per finire tutto. Ma che me ne frega a me del mondo? Io volevo vedere vincere il Napoli. Quanti sogni infranti! Già mi vedevo con l'abito da sposa, lungo la navata, con il mio Kevin al braccio, in barba a tutte le mie amiche invidiose. Sì, e poi i viaggi di nozze col beta blu. Sei invidiosa anche te. Io piangerei se penso a quei giorni buttati via su quei libracci puzzolenti. Quanto tempo sprecato. Ah, io scappo velocemente. Vado a farmi un bagno e già che ci sono, uso anche l'idromassaggio. Ma quanti gradi ci saranno in paradiso? Ma siete davvero scemi? Completamente rincoglioniti. Vi stanno dicendo che il mondo sta finendo e voi pensate a queste cavolate? Piuttosto, pensiamo a un modo per uscirne vivi. Cosa ci hanno detto che dovremmo fare? Cosa ci ripete sempre la Bracuto, quella fissata con l'ecologia? Boh, raccolta differenziata? Sì, però anche non sprecare acqua. Ma vogliamo parlare di CO2, petrolio, gasolio, carbone, benzina? Lo spreco alimentare. A casa mia gli avanzi vengono buttati perché sono contaminati dai batteri. Ma non fatemi ridere, tutte queste cose sono cavolate! Sono le multinazionali a dover agire, paesi come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia. Cosa possiamo fare noi? Ma almeno proviamoci, no? Che abbiamo da perdere? Te, per esempio, potresti spegnere un po' il telefonino. Ci sei sempre attaccato. Un giorno senza non muori mica. Dici? Posso provare.
Sapete che c'è? Ci posso anche rinunciare ai tacchi. Oggi vado a piedi. Kevin, arrivo! Parem che su di sciume. Dove si butta questo? Nel multimediale. Qual è? Quello. C'è scritto. Forse i due nel giorno sono un po' eccessivi? Vabbè, vorrei dire che d'ora in avanti mi farò solo una doccia rapida, così non spreco acqua. E io mi metterò una maglia in più. Ma a 28 gradi in casa affoghi. Potrei sempre accendere il condizionatore. Sì, meglio, non ti ho capito nulla. Va bene, allora abbasserò il termostato. 25? Cala. Uffa, 18. Mi è freddo solo a pensarci. Abbiamo appena ricevuto una notizia incredibile. Dobbiamo rettificare quanto detto in precedenza. Il tempo che ci è rimasto è aumentato. Il Doomsday Clock indica infatti 15 minuti alla fine del mondo. Ragazzi, guardate! Non ci posso credere! Allora funziona davvero! Sì!